Maria, sono il coordinatore infermieristico dipartimentale dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio, nello specifico del dipartimento onco-ematologico. Il mio ruolo nasce da prima come coordinatrice di reparto e subito dopo come coordinatrice del Team PIC. Perché nasce il Team PIC? Nasce soprattutto per togliere tutte le sofferenze a cui erano sottoposti i pazienti, soprattutto per cercare gli accessi venosi centrali, ma nello specifico soprattutto il paziente venivano sottoposti a continue veniponture per poter somministrare loro le chemioterapie. Da qui nasce proprio il progetto, proprio per dare una migliore qualità di vita a questi pazienti che purtroppo già sono molto defedati dalla loro malattia, ma soprattutto nel momento in cui i farmaci venivano somministrati per via endovenosa, creavano un danno non indifferente al loro patrimonio venoso. Da qui nasce proprio la voglia di migliorare questo aspetto e soprattutto porre l'attenzione agli infermieri, perché il Team PIC è composto da infermieri, quindi anche il ruolo dell'infermiere prende un ampio spazio, nel senso che sono loro che gestiscono tutta la procedura. C'è sempre il medico responsabile, ma di fatto sono loro che aggrediscono le vene, sono loro che cercano le vene tramite ecografo e tutta questa procedura dà un ampio lustro agli infermieri, proprio perché dà una migliore visibilità per tutto il lavoro che loro fanno negli anni e nei reparti. Ma questa è una procedura che crea beneficio al paziente e dà soprattutto grandi soddisfazioni alla professione infermieristica.